Buonasera a tutti e benvenuti a Welcome, una serie di eventi online che promuovono la bellezza, la cultura del design, che cercano di riunire tutte le eccellenze culturali, formative del territorio e oltre, e che promuove un'estetica del bello, una ricerca del progetto di design per poi mirare a un grande, speriamo, evento che se si potrà tenere a maggio, investirà Rimini, ovvero una Design Week. Il Welcome è questa sera l'incontro organizzato dal Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, che è una sorta di hub culturale che promuove appunto gli eventi e i contenitori culturali della città. Ieri abbiamo parlato di sogno del nuovo museo Fellini. Questa sera parliamo sempre di una visione che è diventata realtà quasi in maniera miracolosa, dato il periodo storico in cui viviamo, ovvero Museo d'arte contemporanea nei palazzi d'arte, negli storici palazzi, nel centro storico di Rimini. Ne parliamo insieme a uno degli artisti coinvolti, Roberto Coda Zabetta, insieme all'architetto Luca Cipelletti, che ci spiegherà il progetto, e a dialogare con loro sarà Maria Cristina Di Dero. Ci sarà anche la presenza del sindaco Andrea Gnassi a chiusare l'incontro. Ringrazio tutti per l'opportunità e vi auguro una buona chiacchierata. Grazie Maria Cristina. Ciao Carlotta, buonasera a tutti gli spettatori. Sono arrivata al quinto talk organizzato dal Laboratorio Aperto. Molto felice di vedere qui Roberto Coda Zabetta, artista, Luca Cipelletti, architetto. Il talk di questa sera verte su un problema, diciamo, importante, nel senso che ci sono i musei chiusi, ma noi parleremo di cosa vuol dire aprire un museo durante la pandemia, cosa che è successa al PART, di cui ci racconterà a breve l'architetto Cipelletti, che doveva inaugurare il 14 marzo, se non sbaglio, però ovviamente per vari motivi è stato noti. È stato poi posticipato. Siamo nel cuore di Rimini, un museo nuovo, innovativo, partendo da quello che c'era, dal passato, quindi due strutture medievali nel centro di Piazza Cavour, che Luca Cipelletti ha saputo reinterpretare e raccontare in un altro modo per accogliere che cosa? Una collezione della Fondazione San Patrignano, cui parleremo più avanti. Nell'attesa aspettiamo il sindaco, però insomma noi iniziamo. Luca, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire mettere le mani su un pezzo di storia, no? Tu ti sei confrontato con questi due grandi edifici, il Podestà e l'Arengo. Ci dici il tuo approccio, che metodologia hai usato? Io ovviamente so esattamente quello che dirai, però lo raccontiamo ai nostri spettatori, perché ti seguo e so che cosa fai, però lo raccontiamo. Beh, è stato ovviamente impressionante l'idea di dire: io mi occupo tanto di progetti museali, pubblici, eccetera. Molto spesso sono edifici nuovi o sono edifici del Novecento, però comunque non avevo mai affrontato una storia così lontana, una storia duecentesca, trecentesca. Questi due edifici, boh, guardandoli da fuori, veramente ho detto sono due gemme medievali incredibili, con delle polifore straordinario, ho avuto una sensazione di dire: oh wow, ma proprio fantastico. Il problema primo, alla mia prima visita, è stato quello che le facciate sono assolutamente straordinarie, e poi entrando hai una specie di disillusione, ho avuto una disillusione perché internamente erano stati molto normalizzati nelle ultime decadi, in buona sostanza. E quindi l'idea era quella di entrare in un posto che dentro poi non ti dava la stessa aspettativa, che non restituiva l'aspettativa che potevi avere da fuori. E quindi l'approccio è stato subito quello di dire: aiuto, ma fare di tutto, perché l'obiettivo era ristrutturare i due palazzi da un punto di vista architettonico e impiantistico e progettare l'allestimento per le opere. Quindi sono due passaggi successivi. E
entrambi perché tu Luca, scusa, poi ti interrompo ogni tanto, perché tu ovviamente oltre a esserti occupato del recupero hai anche organizzato, diciamo, la scenografia interna in collaborazione con tutto il display. Allora, le difficoltà erano, appunto, in estrema sintesi, uno, restituire un valore medievale anche internamente a questi edifici, perché l'avevano perso per via dei materiali, pavimenti tutti sbagliati, quindi recuperare i materiali originali. La seconda problematica era quella di andare a costruire superficie espositiva, perché vuoi per gli spazi con queste finestre gigantesche, antiche, meravigliose, le polifore o le pareti graffiate, mancava superficie espositiva, quindi creare della superficie espositiva per allestire delle opere. La terza difficoltà era quella di dire: aiuto, abbiamo una sessantina di opere che non si parlano tra loro perché sono delle donazioni, quindi non c'è un filo rosso, non è che stiamo esponendo un artista oppure un genere oppure un qualche cosa che figlio di certo. No, questo spieghiamolo. Allora, sono donazioni, vuoi spiegare meglio per chi non sono sa? Sono donazioni che artisti, galleristi o collezionisti hanno deciso di dare alla Fondazione San Patrignano in questa collezione, con l'obiettivo dell'endowment, nel senso che queste poi vengono prese in carico, vengono valorizzate. E un domani, se ci sarà bisogno di ricostruire il tetto di un padiglione di San Patrignano, serviranno a finanziare. Quindi l'arte intesa anche come supporto al progetto di recupero di San Patrignano. Qual è il punto? Ovviamente, a parte guardare la qualità delle opere pervenute, con lavoro ovviamente poi coordinato da Clarice Pecori Giraldi, è evidente che non c'è un filo rosso, nel senso che ti ritrovi, magari metti insieme tre opere della Transavanguardia, ma è ovvio che c'è della roba figurativa, della roba concettuale. Cioè, no, bisogna un po' orchestrare, cercare di dare amalgamare queste suggestioni diverse in un unico. È stata la sfida più complessa, nel senso, perché dovevi tenere insieme allora faccio un esempio per capire. Normalmente devi recuperare superficie espositiva, devi fare un allestimento, ti viene da costruire la scatola nella scatola, ma la scatola nella scatola aveva lo svantaggio di costruire un'architettura all'interno di questi saloni e quindi di non percepire più i saloni, e quindi era una scelta sbagliata e avrebbe messo le opere più in prossimità in relazione tra di loro, che sarebbe stato un altro errore. Quindi l'idea è stata quella proprio di costruire un layout di strutture espositive quasi bidimensionali alla percezione, che lavorassero con l'architettura per far sentire l'architettura. Sarà poi il caso dell'installazione, esatto, ovviamente universale, ma e in questo modo allontanarle tra di loro il più possibile, facendole dialogare non tra di loro, ma facendo dialogare le opere contemporanee con il contenitore storico, quindi creando una specie di cortocircuito molto più interessante da un punto di vista di rapporto, di dialogo tra l'arte e la storia. Esatto. Allora, Roberto, noi sappiamo che per Luca, no, il dialogo tra l'arte e l'architettura è uno degli asset suoi, cioè, preferiti, quello su cui ama lavorare e costruire i suoi progetti. Però anche il tuo rapporto con l'architettura, insomma, hai dipinto un terrazzo, non ricordo di quanti metri, a Napoli, e poi la Bretagna, cioè anche tu non hai paura né dei metri quadrati. Allora vorrei sapere il tuo rapporto con l'architettura, nello specifico, no, in generale, nello specifico nel progetto di Rimini, no? Che mi sembra che la tua opera sia nella parte dedicata al bookstore o caffè, quello che sarà un domani. Sì, no, allora, diciamo, dov'è la tua opera? No, il mio lavoro ormai sono 3-4 anni che è legato molto all'architettura. Però con il mio lavoro e con l'architettura, poi il mio senso è riprendere sempre in mano la tela che in questo caso ho dipinto a Napoli sul tetto dell'ospedale militare, e ritrasformandola, tagliandola e ritrovando anche una nuova collocazione. La cosa il progetto che mi è piaciuto immediatamente, oltre a lavorare con Luca, ma del parte, è che mi sono trovato un'architettura che ha pensato Luca,
e quindi reputo questo lavoro quasi un lavoro, non dico a quattro mani, ma quasi, perché mi sono trovato questo... Quindi questo scambio, questa collaborazione con lui anche... Un vero scambio, perché mi sono trovato a lavorare su questo muro. L'intero lavoro era stato fatto su un terrazzo, quindi era stato fatto su un pavimento, mentre qua mi sono dovuto ho dovuto reinventare anche un metodo per riuscire a intelaiare questa tela su questo muro di cemento armato che è all'ingresso del museo. E questo mi dicevi che l'hai fatto, hai avuto l'aiuto di Baldi, collaboratori. Raccontami di questa tua avventura con i ragazzi di San Patrignano che mi hai raccontato, sono stati insomma molto importanti per la realizzazione, anche per i tempi, per tutto quanto. Sono stato fortunato, devo dire che la difficoltà appunto era quella di abbiamo pensato molto io e Luca come creare una specie di doveva essere tirata, doveva essere perfettamente allineata col muro, ma non doveva sembrare una carta da parati e non voleva neanche essere una tela. Però è la mia voglia, cioè a me sarebbe piaciuto comunque collaborare e lavorare con i ragazzi di San Patrignano, che mi hanno facilitato notevolmente la vita, perché si sono presentati questi due ragazzi meravigliosi, che sono poi gli addetti o comunque studiano questo o disegnano addirittura delle carte da parati per San Patrignano. Che sì, perché hanno una sezione, credo, di produzione di queste cose, no? Un laboratorio molto importante. Sì, un laboratorio molto... No, sono veramente molto bravi, devo essere sincero. Fanno diverse cose. Che hanno materializzato l'idea in un giorno. Io pensavo di metterci settimane, insomma. Una cosa molto importante, perché proprio per quello che spiegava prima Luca sul lavoro della collezione, questo è uno dei lavori, ce ne sono vari che sono site specific, ma all'interno di questo muro è stato creato un foro e il foro, cioè la tela forata, verrà intelaiata e questa tela, questo quadro intelaiato è quello che poi è in collezione di San Patrignano. Quindi, nella collezione, certo. Nella collezione, sì. C'era stato un tema interpretativo, aggiungo. Faccio un passaggio indietro perché... Prego. L'invito a Roberto è stato accolto da lui con l'entusiasmo suo straordinario, ma l'idea era quella che appunto creando, voglio aggiungere qualcosa parlando proprio di setti funzionali, cioè nel senso ci sono creati dei setti espositivi per tenere le opere e poi all'ingresso c'è un setto funzionale che nasconde, cioè che ospita la biglietteria e che nasconde i bagni, tutte cose removibili e poi la caffetteria, quindi sono dei setti quasi bidimensionali che hanno delle bucature e quindi l'idea era quella di dire ma da un'opera che è gigantesca che da un'architettura arriva e veste un'altra architettura, ovviamente però non si voleva l'opera poi in qualche maniera non sarà più vendibile, quindi l'opera in qualche maniera sarebbe stata persa, allora l'idea del ritaglio di un'opera gigantesca che arriva da un tetto e che si inserisce all'interno di questo supporto e a sua volta è ancora ritagliata per non perdere anche il valore economico in qualche maniera dell'opera di Roberto, e quindi è stata questa stratificazione di applicazioni di storie con delle detrazioni, la detrazione che era un tema presente in tutto il progetto è diventata poi parte della collezione ed è stato molto interessante con Roberto appunto anche scegliere insieme quale parte diciamo di questo enorme. Quindi è stato un lavoro davvero quattro mani, quindi tra un architetto e un artista, cosa non nuova per te, no Cipelletti? Raccontaci di Tremlett. Tremlett è un artista con cui ho lavorato tantissimo e è stato l'altro grande artista che ha lavorato site specific insieme a Roberto Codazzabetta e a Tremlett è stato dato l'ingresso perché ci sembrava non opportuno in qualche maniera mettere un'opera appesa all'ingresso ma dare subito la sensazione che entravamo in un edificio medievale ma con una vocazione al contemporaneo. L'invito a David Tremlett, che ha immediatamente accettato di fare questa cosa, è venuto a Rimini
e si è ispirato incredibilmente alle al Tempio Malatestiano, ovviamente lo ha lasciato totalmente secco proprio, tant'è che ha interpretato un po' quei rossi e i verdi delle parti, degli apparati decorativi del Tempio Malatestiano, creando questa scultura, anche perché è un wall drawing, diciamo, a pigmento sulle pareti, ma è tutto sollevato quasi come se fossero dei banner medievali, ma al tempo stesso quasi scultoreo, perché tiene questo soffitto di palladiana meraviglioso, ma la stanza è abbastanza stretta e quindi aiuta anche a percepire questi soffitti, e quindi non siamo in una white box classica. Anche lui ha lavorato con Sandro Pieri, che è a capo di tutto questo laboratorio, con i ragazzi di San Patrino. Ed è stato, quindi entrambi i lavori, che tra l'altro sono su due pannelli molto simili uno dopo l'altro, cioè nel senso quello di David è nel contenitore, però sono due opere che in qualche maniera si parlano, e poi l'opera di Roberto è stata scelta anche in base a un dettaglio che è un fuoco di una particolare onda del disegno che vede dal fondo della pescheria, per cui è quasi una prospettiva lunghissima che attrae, pur non essendo l'ingresso, ma che ha una visibilità quasi urbanistica. Quindi è stato fatto un lavoro con Roberto di guardarlo da vicino, ma di allungare la prospettiva e la percezione del suo lavoro da molto lontano. È anche funzionale, nel senso che se ci rovesci una Coca-Cola per il giorno in cui sarà un bar, è fatto sul telone ed è trattato, per cui Roberto non lo può sostanzialmente. Roberto, volevo chiederti, allora Luca, dai. Roberto, visto che Luca è un chiacchierone, no? Allora volevo chiedere a te, mannaggia, non ce l'abbiamo fatta, volevo chiedere a te con la faccia del quando Cipelletti ti ha raccontato di questo primo progetto di Rimini e quindi ti ha invitato a contribuire, immagino che insomma nulla fosse ancora definito, quindi qual è stato il tuo, cioè come sei arrivato a scegliere quell'opera lì per quel luogo lì? No, in realtà l'opera iniziale non era questa qui, perché credo tra l'altro io dovessi ancora farla all'inizio, proprio quando io e Luca iniziavamo a parlare, tant'è che precedentemente erano state fatte due mostre, una alla Triennale e una al Maxi, credo, o, giusto Luca? Sì, più di queste due. Sì, beh, e, allora... con Clarice, d'accordo, avevo detto io iniziamo a scegliere un'opera, e perché io stavo già pensando a Napoli e stavo già pensando al lavoro con l'architettura e con l'idea comunque di continuare a lavorare con gli architetti, perché è una cosa che mi appassiona molto, e il mio lavoro tutt'oggi sta andando avanti in questa direzione, insomma. Quindi io volevo esserci e quindi ho dato un'opera, però con eravamo più o meno d'accordo che mi sarebbe comunque piaciuto vedere il lavoro, vedere tutto il progetto di Luca e poi una seconda battuta decidere di fare un vero lavoro sul posto. E dopo un anno è tornata indietro l'opera e l'opera adesso è quella sul muro, è quella costruita lì, che rimarrà lì, di cui sono anche abbastanza felice, insomma. Ok, bene. Invece Luca, non posso ovviamente fare a meno di chiederti dei tuoi serramenti. Oh, questo è un tema difficilissimo, i due temi complicati poi erano appunto il Giovanni da Rimini e i serramenti, perché... per ora sono i serramenti. Poi ti chiedo Giovanni, anzi se vuoi cogliere l'occasione. Come preferisci, serramenti, dunque è stata una battaglia molto complessa per enfatizzare quelle polifore, cioè tecnicamente era molto molto complicato seguire, tant'è che i serramenti precedenti quasi annullavano la percezione delle polifore e di tutti gli elementi lapidei delle polifore, per cui è stato fatto un lavoro abbastanza incredibile. Io voglio anche ringraziare la sovrintendenza in questo, che ha collaborato in una maniera, poi si dice sempre la sovrintendenza, no, la sovrintendenza è stata straordinaria, ha partecipato attivamente al progetto anche nell'individuazione di questi serramenti in effetto bronzo, sottilissimi, che quasi sono invisibili, per cui non si vede il serramento, quindi la sfida è stata quella di dire aiuto,
una delle cose più complesse della progettazione non si vede, che è un traguardo, e quindi anche l'idea di sforzarsi così tanto per fare qualcosa che non si vede, come non si vede Giovanni, perché tu, cioè, tu dici non si vede, nel senso che comunque non posso neanche dire è un dettaglio, perché so che tu non lo consideri un dettaglio, e infatti un dettaglio non è, però insomma Serramento, è giusto che tu racconti questa storia e anche l'evoluzione di come siete arrivati, per, insomma, capisco che possa, insomma, non attrarre l'attenzione del pubblico. No, ma infatti però io lo sottolineo quando mi è capitato ovviamente di fare una serie di visite guidate o con la stampa eccetera, dico vi prego guardate, perché altrimenti uno quasi non se ne accorge, mentre quando si avvicina e li guarda si rende conto della complessità del materiale. E invece Giovanni da Rimini? Giovanni da Rimini è una storia incredibile, perché a un certo punto doveva essere solo la collezione, e poi arriva una telefonata un giorno e dice guarda che abbiamo un'altra cosa da esporre del 300, e uno dice va, mandami una mail eccetera, e apri e ti ritrovi il giudizio universale di Giovanni da Rimini. Dice, beh, voglio dire, mail fortunata. Mail fortunata al netto del fatto che stiamo parlando di una... di uno stacco da fresco di 16 metri per 8 e che quindi non è esattamente facilissimo da gestire. Hai detto davvero stacco da fresco? È uno stacco da fresco. Bellissimo. Anche questo fa parte. No, no, va bene. Tecnicamente è uno stacco da fresco. È un affresco staccato proprio dalla superficie muraria su cui era. Proprio il problema era abbastanza serio, cioè innanzitutto come poi dialoga col resto delle opere di contemporanea, poi dove lo mettiamo? Poteva stare ovviamente solo nella grande sala dell'Arengo, non poteva stare contro nessuna parete perché sarebbe stato fuorviante per mille motivi, la gente poteva pensare che fosse di palazzo in quanto è coevo al palazzo, o piuttosto che prendere luce, eccetera. Per cui, e poi soprattutto a quel punto questo setto espositivo è stato messo in diagonale, per cui entrando nella grande sala dell'Arengo si ha come una lama davanti al naso, non si percepisce assolutamente nulla dell'allestimento, ma si legge l'interezza di questa sala incredibile, e poi muovendosi all'interno dello spazio ci si ritrova a questa materializzazione di questo grande elemento triangolare che ospita una grande opera di Spalletti da una parte, si vanno a vedere le opere singolarmente e poi come atto finale ci si gira in una zona un pochino più appunto un pochino più buia, con le luci concentrate solo sull'opera, giustamente in modo un pochino più contemplativo, e c'è l'ultima sorpresa che è il colpo di coda, per cui si ritorna al Medioevo in buona sostanza. Dalla facciata esterna c'è il dialogo nelle sale contemporaneo e come ultimo atto finale il Giovanni da Rimini con questa lunghissima panca, però appunto con l'idea del percepirlo in modo registico senza ritrovandolo come atto finale. Questa era una cosa molto importante ed è una combinazione secondo me molto riuscita, perché leggiamo la sala nella sua interezza e poi riusciamo a leggere tutte le opere di contemporanea e poi anche il giudizio universale. Bene, parliamo quindi un secondo della fondazione della collezione di arte contemporanea. Roby, chiedo a te, come potresti descrivere questa collezione? Abbiamo detto prima che tecnicamente è frutto di donazioni provenienti da galleristi o altro, ma come la leggi tu? Immagino che la conosca, e come se dovessi raccontarla a qualcuno, come la descriveresti? È abbastanza anomala. Sì, ma intanto partirei non tanto dalle opere, che alcune sono davvero straordinarie, ma quanto per, l'ha citato prima Luca, cioè i collezionisti e i galleristi, che non hanno, come dire, non è che hanno dato l'ultima opera del loro archivio, cioè hanno veramente scelto delle opere importanti. Ci sono una cosa che io non ne posso citare neanche una, come immagino. Io non voglio citare le opere, però... No, ma è bello. Una cosa che, ad esempio, mi ha stupito, e lo si nota appena si entra nella sala subito dopo David Tremlett, a sinistra, è la dimensione. Ci sono delle opere, oltre ad essere molto importanti, di artisti molto importanti... Certo, per qualità, storia, certo. Tu dici anche delle dimensioni. Quindi questa è la straordinarietà di un collezionismo estremamente
dedito anche a questa innovazione di creare una collezione prima per sé e poi donarla per una seconda collezione e ridar vita alle opere, anche bello che siano sempre fruibili ma che in qualche modo continuano sempre a girare. E comunque il fatto che questa collezione abbia trovato, no, casa in uno spazio pubblico, insomma, adesso è ovviamente fruibile da tutti. Poi immagino siano anche, questo forse lo sa Luca, ma ci sarà poi un giro, cioè verranno anche un po', perché le opere sono molte di più. E quindi credo che alcune verranno scambiate, intervallate, verranno costruite magari delle altre mostre sempre con le opere in collezione. Io ripeto, trovo un metodo veramente molto bello, partendo dal pubblico con il privato e poi il privato che veramente si vede che c'è, è stato presente, ha donato delle cose meravigliose. No, ma assolutamente un'esperienza eccellente, innovativa. E, Luca, forse vuoi raccontarci tu, che hai passato del tempo a contatto con la signora Letizia Moratti, come l'ha vissuto con questo, so che era un suo grande, no, sogno, quello di poter avere, sì. Dare casa a questo corpo di opere. Innanzitutto è stata straordinaria e se pensiamo a lei non dobbiamo pensarla assolutamente come una figura assente o lontana in questo progetto, anzi, cioè presente quotidianamente su tutto, sulle tutte le donazioni di tutte le opere, ha controllato il lavoro, l'ho invitata a vedere il progetto di allestimento anche perché continuava a cambiare, nel senso che la cosa incredibile è che rispetto a quando abbiamo iniziato con 30 opere e uno dice, metto questo qui, quello lì, e poi ovviamente ogni due settimane ci dovevamo rivedere perché l'entusiasmo era assolutamente contagioso, per cui arrivavano, continuavano ad arrivare cose e quindi abbiamo messo anche a dura prova il progetto allestitivo che ha tenuto perché è stato fatto X volte. Letizia Moratti è stato un motore incredibile di questo progetto. Lei e la sua famiglia hanno sempre sostenuto San Patrignano, che è a 7 km da Rimini o poco più, e quest'idea di creare questa cosa così vicina tra San Patrignano, il comune di Rimini, pubblico e privato. Leggiamo anche il fatto che è arte contemporanea, edificio storico, cioè ci sono tantissime come due facce di ogni medaglia che però riescono a dialogare, e in questo poi è molto interessante anche il rapporto che c'è stato con il comune, con il sindaco Gnassi, che assolutamente ha voluto. Mi ricordo ai primi tempi mi racconti che mi faceva lei, mi diceva, ma io pensavo uno spazio industriale, poi dopo il sindaco ha proposto le due bombe, non so, gli edifici più rappresentativi della storia della città, più pubblici, che più pubblici non si può. E è stato molto emozionante tutto il percorso, devo dire, gruppo di lavoro, vedere questa macchina che si è costruita nel tempo. Roberto, è stato emozionante visitare San Patrignano per la prima volta? Come hai vissuto questo? Tu sei andato, no, San Patrignano? Sono andato a San Patrignano. Ah, non sei andato. Luca è andato. Beh, è un posto in cui è un'esperienza unica. Sorry, Roby, pensavo fosse andato. No, ma... Vuoi raccontare, Luca? Quindi, probabilmente... È saltato il giro, scusami Emma, però è saltato per motivi che conosciamo tutti, non si poteva più entrare. Assolutamente. Ne parleremo, il tema della pandemia è centrale in tutta la storia di questo progetto. Poi, per dire, anche il fatto che questo progetto fosse dedicato alla comunità di San Patrignano, ma che i ragazzi in qualche maniera non possano vederlo anche in qualche maniera, e difatti anche è stato straordinaria l'uscita dei ragazzi del laboratorio artistico che hanno lavorato con Roberto, con David Tremlett, quasi di dire aiuto, finalmente, quindi torniate a raccontarcelo, fatecelo vedere all'interno, certo, della comunità, perché
L'altra cosa un po' paradossale, ma significativa, è che è un lavoro fatto interamente per loro alla fine, perché alla fine i protagonisti di tutta questa cosa sono, sono loro, con l'idea che quando usciranno da tutta questa situazione potranno capire che in qualche maniera, ed è un discorso che sta un po' a cuore a tutti quanti, che l'arte possa essere, appunto, contribuire a, ad aiutare e quindi, come primo gesto, probabilmente uscendo, di vedere questo, questo luogo dove l'arte contribuisce. Esatto. Contribuisce. Roberto, l'arte contribuisce? Può contribuire? Cosa dici? Ma contribuisce sempre. Aiuta in qualche modo, ti fa sentire meno solo, cioè ha 100.000 sfaccettature e 100.000 modi per, se la sai in qualche modo sentire o vedere, oserei dire che è quasi fondamentale. Per loro, io ne ho conosciuti solo tre, ma posso dire quello che ha appena detto Luca, cioè, anche per loro sarà un buon motivo per tutto, insomma. Assolutamente. E anche l'architettura è fondamentale, Cipelletti. Beh, quando è pubblica, lo si spera, ce lo auguriamo vivamente, nel senso che anche l'idea di utilizzare, non hanno mai delle risorse illimitate, e quindi sapere che stai spendendo pochi soldi per cercare di fare un lavoro il più possibile... è una missione anche quella, cioè nel senso di dire stiamo facendo cosa pubblica, un'architettura museale in più con una missione così sociale, tra virgolette, voglio dire, si è sentito molto il peso di questa, la responsabilità di fare un'architettura. Ecco il sindaco arrivato. Eccolo, sì, no, ti facevo finire così per gentilezza. No, buonasera sindaco. Ciao. Buonasera sindaco, tutto bene? Stavamo raccontando la storia, no? La genesi di questo PART che doveva appunto inaugurare il 14 marzo e poi dopo è stato rimandato, quindi questo iter e a questo punto direi anche questo miracolo, no? Nell'essere comunque riusciti ad aprire un museo durante la pandemia. Avrei dovuto fare una ricerca se è l'unico museo aperto durante la pandemia, ma penso che sia così in Italia. Sì, la sfida era aprire per chiuderlo subito, per vedere se è nostro. No, nel senso che evidentemente c'è una... È figlio di una storia, e anche, però mi permetto di dire, senza dirmela addosso, di un po' di incoscienza e coraggio, perché comunque ovviamente dentro la pandemia, ma anche, come dire, voler tenacemente investire su quello che può essere, domani sarà sicuramente, insieme ad altri tasselli di un polo culturale diffuso, un motore di socialità, di comunità e quindi di economia, non è come dire così alla page in Italia, nel senso che c'è un pensiero che Rimini ha provato a sviluppare in questi anni, e se un pensiero trova le risorse, trova anche delle intelligenze, tant'è che con Luca gli artisti che hanno aderito si sta costruendo anche qualcosa di più dell'aver fatto un museo. Cioè adesso poi siamo stati, come dire, colpiti, no? da questo momento, però io sono sicuro che questo tessuto di relazioni, di curiosità, può far sì che in questo piccolo lembo di provincia affacciato al mare però si costruisca qualcosa che rimane, che ci farà rincontrare, ci farà sviluppare storie nuove. Particolarmente significativo anche il fatto che questo museo nasce da questa sinergia, da questo, sembra una specie di collettivo, quindi tante forze unite per portare l'arte nel cuore di Rimini, che detta così è molto romantica, però è anche una cosa che mancava e che quindi mancava in questo senso, quindi ora c'è. E quali sono le prossime sfide, Andrea?
Ma la prossima sfida è, ma alla fine della giostra io penso che il Covid è uno specchio e una cartina di tornasole, nel senso che è lo specchio che ci mette di fronte al limite e ad un'idea di limite che non avevamo, no? E quindi ci consente di, con quella retorica che adesso si dice di programmare il futuro, eccetera, eccetera, le sfide sono quelle di noi, nel nostro piccolo, aver provato ad anticipare dei processi di cambiamento che oggi il Covid rende evidenti come necessari a tutti. Adesso noi senza tecnologia non ci parleremo neanche, però non basta l'algoritmo, le città se non hanno delle piazze, delle relazioni, dei luoghi, non saranno comunità. E allora unire una grande trasformazione, ad esempio quella del waterfront di 16 chilometri che da un'autostrada arrivi con la macchina, ti spogli nella cabina di cemento, col PM10, diventa un parco, magari con delle suggestioni, le palestre a cielo aperto, la foresta del mare ispirata a Gianni Rodari, e quella roba lì sta dentro, collegata e insieme all'idea di investire su un polo culturale, un teatro che si apre davanti a un castello, che diventa il Museo Fellini, che ha dentro Part. Ecco, questa roba qua è, come dire, adesso è l'hardware che ci consentirà di esprimere il software. Esattamente, esattamente, era esattamente quello che dove volevo arrivare. Quindi il Part è parte di una visione, della tua visione di questa Rimini, diciamo, diversa, perché sono stati fatti tantissimo lavoro negli ultimi anni. E che cosa pensi, qual è il next step, Andrea? Riaprire per la città, l'isola. Rifare l'isola delle rose. Sapevo che non dovevo fare questa domanda. E ci stiamo pensando. Sì, la può costruire Cipelletti, l'Isola delle Rose, guarda, è già pronto, non vede l'ora. Ne avrebbe individuato un paio già a 6 miglia, quindi... Addirittura due! Sì, non dovremmo incorrere in un conflitto italico come quello che poi fece abbattere questa utopia. No, il passo successivo è quello di provare ad essere chi si è, però con questa consapevolezza che nessuno basta se stesso, e quindi anche questo investimento, ringrazio, c'è Roberto, davvero mi piacerebbe che questo puntino sull'asse dell'Adriatico fosse questa piattaforma, questa isola che c'è, o comunque una piattaforma di linguaggi, di incontri. Oggi sarà anche tutto più facile, ci saranno grandi hub internazionali, grandi città, Milano in Italia sicuramente ripartirà, però abbiamo visto che ci possono essere anche tanti luoghi avvicinati dall'alta velocità, quindi sì, è vero, le grandi città, perché hanno una dimensione naturale, no? Dove si esprimono tensioni, sguardi, creatività, curiosità, cambiamenti, ma non è detto che il paese non possa avere anche delle finestre spalancate verso il mondo attraverso la cultura. Per me Rimini potrebbe essere quello. Adesso ho dato la battuta sull'Isola delle Rose, ma l'altra sera ho chiamato Sidney, Sibilla, che è un amico, l'ho chiamato, come ha detto uno dei protagonisti, quando non ero molto lucido. Non so se avete visto il film. Sì, l'ho visto. Una battuta su quella roba lì. Sì. Però avere l'ambizione di provare ad essere un'isola, come dire, dove è sovrana la libertà, penso che possa essere una bella ambizione per una città. Beh, mi sembra un'ambizione assolutamente, un sogno, no? Il fatto, no, di questa libertà. Mi dici, Andrea, in due parole, tu sei in grado di descrivere la trasformazione di Rimini negli ultimi anni sotto la tua guida in due parole? Non due parole articolate, due parole. Ma sguardo libero. Isola delle Rose, quindi lo sguardo e la libertà. Altre due sono terra e sogno. Abbiamo bisogno di un paese.
Vabbè, che non è che lo dicevo io, ma l'ha scritto anche Pavese, no? Abbiamo bisogno di una terra, di radici, di sentire da dove veniamo, perché sennò ci perdiamo. Ma se senti quelle radici, quelle ti devono servire non per essere sovranista di qualcosa, di te stesso, ma per poi avere il sogno. Allora, terra e sogno sono parole interessanti, belle. Beh, che sono state, no, un po' il drive di tutte le ultime, anche le tutte le manifestazioni, no? Il sogno, no? Questa idea felliniana. Insomma, la città, Andrea, si sta trasformando in come? In che cosa si sta trasformando? Ma ad esempio, adesso questo hardware, penso a questa infrastrutturazione del sistema idrico fognario, no? Che dice adesso c'è Roberto, c'è un grande architetto, c'è un grande artista italiano, cosa c'entra? Ma c'entra, perché prendersi cura banalmente dell'ambiente in cui vivi, che devi rispettare e possibilmente consegnare migliore, integro, a chi verrà dopo, vuol dire aver avuto a che fare col mare. Rimini era una città sul mare, adesso torna ad essere una città di mare. Beh, avere il mare vuol dire avere un orizzonte, e dentro questa prospettiva la dimensione della cultura, se è dentro i processi sociali, urbanistici, ne cambia davvero il volto di una città. Adesso ho fatto un po' tardi perché stavamo discutendo poco prima di come infrastrutturare di funzioni ulteriori questo lungomare, e quindi ti dicevo la foresta del mare. Foresta del mare, cioè un bambino potrebbe trovare un pipistrello con le pinne, oppure potrebbe ritrovarsi in una stazione per ogni dove. Quella roba lì, se sai farla, pensarla, descriverla, può attirare persone, e nel il ecco il turismo, no? Si dice il turismo, ma il turismo è incontro, è relazione. Tutti i doti di questa cosa qui, e stanno arrivando molti investimenti, sta succedendo questo, segnali di molti investimenti privati molto importanti sulle colonie, su alberghi che non sono la riproduzione di un modello che non c'è più, ma portano con sé e si rivolgono a persone che viaggiano il mondo con consapevolezza, con profondità, non in modo seriale. Certo. Questa è una ottima notizia. Prima Roberto e poi Andrea la stessa domanda, perché per Cipelletti sarebbe troppo facile per l'architettura. Allora, Roberto, quanto è importante l'arte per una città? E poi Andrea sulla stessa domanda. Beh, l'arte per le città o per Rimini? Per una città, cioè come si dovrebbe percepire l'arte? Come soddisfare, no? questo sogno? Potrei pensare di una città senza arte, ma in senso proprio lato, cioè sarebbe una città in bianco e nero, non so. Certamente educare e avvicinare in modi sempre più facili e chiunque ad entrare nei musei, a visitare, a guardare l'arte. Io adesso non so se il parte è a pagamento o non è a pagamento, però una delle cose che io ho sempre pensato proprio per utilizzare meglio l'arte è che deve poter essere facile per tutti, e tutti si devono avvicinare con una grande leggerezza. E Andrea, com'è possibile questo? Come si fa a avvicinare i cittadini all'arte? Ma magari non avendo paura di uscire dai soliti paradigmi del tempo e dello spazio attraverso i quali poi andiamo a prendere le funzioni. Una città intelligente negli anni, in questi decenni in Europa è stato Berlino, no? Dove la fruizione delle cose, della cultura, di un concerto non era data né dalla carta di credito né da come ti vesti o da che club frequenti. Quindi un'idea magari interessante è quella di rompere un po' di schemi. Quando abbiamo fatto Almeni, le mani, sono arrivati dei contadini veri, cioè non diciamo cos'è Almeni, perché magari chi ci segue. Almeni è un grande evento dove
giovani cuochi, contadini si incontrano in un circo, circo fisico, Fellini, questa roba qua, per provare a lavorare su la protezione della terra, dei presidi di coltivazione, cioè non è banalmente l'evento. E poi dove magari i grandi cuochi atterrano e diventano cuochi da marciapiede ed è un incubatore, no? Allora, quando tu fai una festa, come dire, che una festa, un evento, una proposta culturale dove mixi l'alto e il basso, no? Il dichiarato alto e il supposto basso. Quando prendi l'accezione pop e ci metti l'are popolare, puoi avere una musica dove misceli un DJ set con i sardoncini dei contadini aprendo un museo e ti ritrovi magari in un contesto veramente popolare dove apri il museo e ci sono delle porte, Luca lo sa, no? Di questo museo, dove passando da una parte all'altra di questo palazzo del 200 andavi a sbattere in un circo dove c'erano dei cuochi che cucinavano e attraversando vedevi delle opere di Roberto, di Palladino, e poi ti ritrovavi in dei banchi di parmigiano reggiano, delle vacche bianco, delle vacche rosse. Quella roba lì ha dato possibilità a gente che passava di lì per caso, che andava a fare la spesa, che era incuriosita dai prodotti della terra, anche di vivere una dimensione culturale. Quindi secondo me adesso la fruizione gratuita è anche quella di poter dare delle occasioni, no? Poi ci sono dimensioni diverse, quindi bisogna rompere tutto, cioè un museo non può essere... gratuito o non gratuito è un'altra questione, l'importante è la disponibilità, perché c'è anche luoghi dove non è possibile fruire di queste cose. Sì, ci deve essere secondo me un dentro e un fuori. Sto pensando adesso visivamente, Luca e Roberto lo sanno, anche te Cristina, però questo polo culturale che ha un castello, una piazza, la piazza diventa l'outdoor di un teatro, l'arena di un teatro, perché mi piacerebbe Tom York dentro Simone Boccanegra, e quando non c'è Tom York è una piazza che ha però i segni del circo, con una panchina circolare, perché non la seguiamo, non abbiamo paura di chi ti sta vicino. E tutta quella roba lì, insieme al museo, insieme alla piazza sull'acqua, diventa un dentro, un fuori, un unico. Per cui cos'è che fai pagare? Fai pagare un biglietto per andare in una piazza? Poi magari entri in un museo perché sei attratto da cosa c'è in una piazza. Secondo me questo un po' bisogna avere coraggio di provare a farlo. Poi è una sfida, non è che abbiamo la ricetta preconfezionata e sappiamo come viene il Pandoro. È assolutamente una sfida. Mentre tu non c'eri, Andrea, parlavamo con Roberto e Luca appunto di questa esperienza del PART alquanto anonima e anomala, e nel positivo ovviamente. Volevo chiedere a te appunto se ci puoi raccontare un po' di questa sinergia tra pubblico e privato che siete riusciti a stabilire, a mettere in piedi per realizzare questo progetto. Ma PART dice un po' il senso, no? Essere parte vuol dire che già l'idea di pensare a un museo, che non è un museo che devi aprire con una porta separato, no? L'idea di veramente immettere qualcosa che appartiene alla città, in questo caso che appartiene anche a storie che sono inciampate nella vita, la comunità di San Patrignano, cioè l'idea di l'arte e la cultura anche come chiave di riscatto di due palazzi abbandonati e come chiave di riscatto per una vita che si è persa magari nella droga. E allora mettere insieme questa roba qui ha voluto dire pensare ad un museo che raccoglie delle opere della Fondazione San Patrignano, le valorizza, le mette insieme, le mette in gioco, le mette dentro un evento, come dicevamo prima, di Almeni, e poi quelle opere custodite, protette, arricchite, domani possono essere vendute perché magari c'è bisogno di comprare una risonanza magnetica o un pezzo di un laboratorio per dare possibilità di lavoro, di cura ad un ragazzo della comunità. Questa cosa ha innescato l'adesione e anche la gratuità, no? Di opere che sono state donate da artisti, qui c'è Roberto, da mecenati, perché hanno visto un senso in un progetto. Non è che collezioniamo opere
perché non sapevamo cosa fare. No, e c'era certo, c'è una missione, certo, c'è una missione ben precisa, chiara, sotto gli occhi di tutti. Luca, Roberto, volete fare una domanda voi al sindaco? Una constatazione con Andrea, nel senso che la cosa che, di cui abbiamo sempre parlato nella complessità della realizzazione di quest'opera, no? Diventa una domanda: non credi come me che alla fine aver aperto dopo il primo lockdown sia stata un'ulteriore opportunità, nel senso aprire a marzo aveva un significato, siamo stati tutti ovviamente un po' castrati all'inizio dal fatto di non poter aprire, ma per la tipologia di progetto che avevamo, aprire dopo secondo te ha avuto ancora più senso, con una consapevolezza diversa? Ma forse sì, perché comunque ha affermato una volontà, cioè la volontà di andare banalmente in fondo. In una direzione ostinata e contraria, perché chi è che apriva un museo quando magari non sapevi se potevi uscire di casa, dove tutto quello che avevi conosciuto fino adesso era, no, incerto, messo in discussione? Però questa roba qui, adesso faccio lo sborone di provincia, guarda che nel 2022-2023 ci sono i grandi contesti, no? Le grandi città che sono naturalmente il luogo del cambiamento, dei grandi investimenti. Però con questo essere borgo, con la S che sgomma e avere una dimensione internazionale, perché è nella nostra natura, cioè qua ci sono decine di milioni di presenze, la provincia di Rimini ne fa circa 30, quindi le lingue e i linguaggi siamo, no, abituati a conoscere. Dicevo, questo cambiamento anticipa dei processi, perché li ha programmati, li sta realizzando. Nel 2022-23 ce ne saranno poche di città sul mare con questa dimensione che sono lì, a quel punto lì. Cioè, peraltro, saranno 10 anni, te lo dico da sindaco, per fare un lungomare che sotto ha 700 milioni di sistema idrico, con sopra le palestre e le dune, che con una ciclabile prendi quel lungomare di 16 chilometri, arrivi nel polo culturale, arrivi part, non è che si fa dalla sera alla mattina. No. E quando ripartiremo, ognuno di noi metterà nel viaggio: voglio un ambiente sano, voglio spazio, voglio tempo, voglio un lungomare libero, poi mi prendo una bici, mi faccio un aperitivo, mi mangio un pesce azzurro e arrivo a part. Guardate che questa roba qui è decisiva. Se niente sarà come prima, Rimini non sarà come prima. Qualcuno adesso dice: dobbiamo programmare il futuro. Programmalo, poi fallo, ci rivediamo tra 10 anni, con grande umiltà. Tutto molto difficile programmare cose adesso, però mai smettere di pensare, almeno avere una missione, continuare ad andare avanti ovviamente per il meglio. Roberto Codazabeta, hai una domanda per Andrea Agnassi? È talmente trascinante questo entusiasmo di Andrea. Sì. Posso, scusate, confermo. Forse, però, quindi, no, credo veramente molto di queste città che potevano una volta essere più piccole, forse più emarginate, poi invece possono godere di una qualità che non è solo una qualità di vita, una qualità generale, dove sono vicine a una metropoli, possono essere vicine a una metropoli, poi però alla fine con 2 ore di treno sei in un posto che è abbastanza magico. Io non lo conoscevo molto, devo essere sincero. Davvero bene, quindi forza, continuiamo tutti così, insomma. Guarda, grazie Roberto. No, ma è trascinante il fatto di, ma adesso lo dico senza piaggeria, però in questo cammino di incrociarsi e incontrarsi, non è che qua c'è tutto, però il fatto di aver avuto la possibilità, la fortuna di incontrare persone come artisti come te, architetti come Luca, la Cristina che
ha mescolato un po' di cose. Io penso che questa cosa qui noi in Italia dovremmo considerarla, quella di scendere un po', no? dai nostri treni, che belli quanto volete, però potevano essere quasi sempre gli stessi. Poi ti prendi un regionale che magari va veloce perché adesso c'è l'alta velocità e arrivi. Guarda, dicevo, a proposito, scusate, ma mi viene da ridere perché sto pensando alle cose che vi dicevo. Questo si può ridere in questo talk, dovevi esserci dall'inizio. Guarda, ti dico una cosa che fa ridere, però succede qua, no? Non fa ridere, boh, non lo so. Però linguaggi, cose diverse, cioè abbiamo riempito il teatro, abbiamo fatto streaming, eccetera. Però è successo che qua, come sai, è anche una terra di motori, no? Perché c'è la pianura che ti spiana la strada della velocità, poi ci sono le colline, le montagne, cioè c'è il mare per sognare, la pianura per andare e le colline per piegare, ok? Ecco. E nella piega c'è sempre il limite, no? Dove arrivo? È una sfida, cioè perché ti chiedi perché quasi ne vai in moto? Sì, è una sfida. Perché non sei terra di motori, sicuramente, sì. No, ma si va perché non sei mai contento. Allora è successo che un ragazzino dei nostri, dei tanti che vanno in moto, ha vinto la Moto 2. Quest'altro anno va in MotoGP con la Ducati, Enea Bastianini. Tra l'altro un altro è arrivato terzo, quindi cioè, sembrava un derby, capito? Uno era di Rivazzurra, l'altro di Bellarino, cioè, tutti i quartieri. Però non potevamo festeggiare, e abbiamo fatto una cosa dal circuito di Misano, dedicato a Simoncelli, Circuit. Sì. Siamo partiti la mattina presto, io, Enea e Pirro, che è il collaudatore della Ducati, abbiamo girato un po' in pista, poi abbiamo fatto una moto temporada e abbiamo incontrato i fan di Enea che con le moto, distanziati, col casco, siamo andati in giro per questa terra, no? Perché non si poteva fare una festa, sembrarsi, però questo ragazzo ha vinto il mondiale. Mamma mia, certo, un'occasione. E sale in sella ad una Ducati, la prima volta, e la Via Emilia nasce a Rimini, al ponte di Tiberio, questo ponte romano. Ci piaceva quest'idea di questa passione che dal con ponte delle luci bellissime, oserei dire. Esatto. E l'idea di Via Emilia sul mare nel cuore rosso di Borgo Panigale. Quindi abbiamo fatto sta roba, adesso vi manderò il video. Siamo finiti nel teatro e siamo passati da Part. Allora, immaginare che dei motori potessero arrivare a Part, entrare dentro e poi entrare dentro il Teatro Galli, ma era una roba, forse che non potevamo neanche pensare. Però è questo, secondo me, un pezzo di cose che possiamo immaginare, scomporle, ricomporle. Ma sì, insomma, faccio un passo indietro a quello che ha appena detto Roberto, questa parola entusiasmo. Devo dire, Andrea, anche io, al netto della piaggeria, perché non serve, che tu hai un po' questo modo di trasmettere la gioia, il coraggio e appunto l'entusiasmo, come ha detto Roberto. Io vi terrei ancora qui con me, però credo di dover chiudere questo collegamento e quindi siamo arrivati alla fine. Ringrazio ovviamente l'assessorato alla cultura del Comune di Rimini, Laboratorio Aperto, per aver organizzato questa conversazione, che considerarla informale è usare un eufemismo. Saluto Roberto Codazzavetta, il nostro artista, saluto il nostro architetto Luca Cipelletti, sindaco Andrea Gnassi, e viva, alla prossima. Alla prossima sabato, un altro dei miei talk sarà alle 14.30, il mio ultimo, con Helen Nonini. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie Cristina, vi mando un video per farvi gli auguri. Bene, ci vediamo presto. Non so se siamo. Arrivederci.